Cari amici, ma soprattutto nemici bianconeri, non so neanche da dove cominciare. Non so neanche da dove cominciare. Perché quando la superiorità è così netta, così schiacciante, c'è poco da dire. C'è poco da analizzare. Troppa Inter e troppa poca Lazio. Che la Lazio magari non a Sarri questa partita non gli interessava un cazzo. Questo lo si sapeva, ma non è questa sicuramente la chiave, diciamo, di lettura della partita. L'Inter è nettamente superiore. Poi magari quando inizia a giocare in questa maniera, con questo pressing alto, con questa pressione, con questa aggressione, con questa concentrazione, con questa linea di passaggi, con questa voglia di andare a chiudere subito la partita, diventa veramente difficile. Ma l'Inter si sa, l'Inter è squadra di vertice del campionato che se la che sta lottando contro una Juventus che secondo me non ha nulla da invidiare, possiamo dire la nostra, perché ribadisco, l'effetto stanchezza potrebbe essere un fatto a noi, diciamo, come un punto di vantaggio. Oggi non c'è stata partita. Thuram, Lautaro, Çalhanoğlu, hanno fatto a fette completamente la Lazio, quindi non c'è nulla, è riduttivo e anche banale parlare di questa partita in lettura, diciamo, occasione, perché poteva finire anche in goleata, ne poteva fare 5-6 l'Inter, non è che non le poteva fare, due traverse, occasioni, parate del portiere, del Provedel, quindi nulla da dire. Se finale contro il Napoli, non lo so, ma se l'Inter gioca in questa maniera, secondo me non c'è speranza neanche per il Napoli di Mazzarri. Almeno questa è una mia impressione. Poi il calcio, come sapete voi e come sappiamo tutti, è imprevedibile, però se questi sono i numeri, se questa è la tipologia di partita che magari andrà a fare contro il Napoli, non penso che con il Napoli possa fare qualcosa di diverso. Comunque, complimenti come sempre, perché un 3-0 è sempre un 3-0. Lazio, ribadisco, non pervenuta. E niente, domenica ci gusteremo questa finale. Un abbraccio, buonanotte, e come sempre, masticci incazzati, fino alla fine, sempre incessantemente allegri, out.